Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Allora, chiedo innanzitutto scusa per la mia assenza di questi giorni, ma insomma, tra problemi personali e insomma, e altro, non sono stato molto attivo appunto negli ultimi giorni, però voglio subito farmi perdonare con questo video. Allora, cominciamo a parlare, andiamo in ordine, cominciamo a parlare della partita della seconda semifinale di ritorno, giocata in Olanda tra Ajax e Tottenham. Anche questa, diciamo, anche quella partita è stata come Liverpool-Barcellona, diciamo, avvincente, diciamo, e molto gradita agli amanti del calcio, perché dopo l'1-0 di Londra di una settimana prima, con l'Ajax che va addirittura sul doppio vantaggio in Olanda, tutti si aspettavano una possibile finale Liverpool-Ajax, e invece Lucas Moura non è stato, diciamo, d'accordo, e con una sontuosa tripletta manda clamorosamente il Tottenham in finale, per una finale dunque tutta inglese, tutta britannica, tra Liverpool e Tottenham per l'appunto. Diciamo che, come avvenuto per la partita Liverpool-Barcellona, anche questa partita, diciamo, ha avuto un risultato tutt'altro che scontato, perché, diciamo, nessuno, quasi nessuno credeva che Liverpool potesse rimontare i 3 gol subiti dal Barcellona al Camp Nou, però, diciamo, ci è riuscito, e quindi ed è stata una grande gioia per gli amanti del calcio vedere comunque una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, senza tanti tatticismi, ed è effettivamente quello che un vero amante del calcio vuole vedere in ogni partita. Così è stato anche per la partita tra Ajax e Tottenham, cioè nel senso che entrambe le squadre hanno avuto occasioni, il Tottenham ha avuto l'occasione per sbloccare il risultato, non l'ha fatto l'Ajax ha raddoppiato, il Tottenham ci ha creduto e alla fine è stato premiato. Diciamo, il fatto che le due squadre si siano affrontate a viso aperto, senza i famosi tatticismi, ecco. Quindi è una cosa veramente, veramente importante per gli amanti del calcio. Quindi sarà una finale di Champions League tutta inglese. Per quanto riguarda invece le due semifinali di ritorno giocate ieri, Valencia-Arsenal e Chelsea-Francoforte, anche in Europa League assisteremo ad una finale tutta inglese, perché diciamo che, a differenza di quanto accaduto in Champions, nelle partite di ritorno di Europa League non ci sono stati ribaltoni, nel senso che l'Arsenal ha confermato di essere nei 180 minuti più forte del Valencia, più esperta. Sono due squadre, Arsenal e Valencia, che anche se si sono affrontate a viso aperto, non si sono difese, insomma, hanno veramente dato spettacolo. E per quanto riguarda invece la partita del Chelsea, il Chelsea, dopo che ha sbloccato il risultato con Loftus-Cheek, si fa rimontare, diciamo, agli inizi del secondo tempo, e la partita, che al 90esimo, termina 1-1, quindi si va ai tempi supplementari. Il Chelsea ha delle occasioni, così come anche il Francoforte in contropiede, ma non sono tanto ciniche le due squadre da portare in vantaggio la propria squadra, per l'appunto, e quindi si va ai calci di rigore. Il rigore, si sa, è una lotteria, e hanno avuto la meglio i Blues, complice anche diciamo, delle ottime parate di Kepa, e quindi anche in Europa League ci sarà una finale tutta inglese tra Arsenal e Chelsea. Ribadisco, diciamo, la preferenza che ho per il Chelsea, perché gradirei che l'allenatore della mia l'ex allenatore della mia squadra del cuore, ovvero il Napoli, possa trionfare in Europa al primo anno alla guida di un top club. Mi farebbe veramente molto molto piacere, però insomma, sarà, indipendentemente da questo, sarà veramente una bella partita. Per quanto riguarda invece Liverpool e Tottenham, anche in quella circostanza ne vedremo delle belle, perché non si sa veramente quale potrà essere il risultato. Quindi
Saranno sicuramente due finali da cardiopalma e quindi chi vivrà vedrà e assisteremo sicuramente a due finali strepitose. Ragazzi, io vi lascio, a breve comincerà un altro weekend di calcio e quindi ci saranno sicuramente altri video pubblicati sul canale. Ciao a tutti, ragazzi.